altra assistente che non si vuole far vedere perché giustamente non è nel suo splendore. Oh, perché non si vedono i commenti? Sì, ti ricordi che Non prima si siamo in vedevano i diretta. commenti? È debole. Ecco, E questo mi fa connessione disponibile. connessione disponibile. Sì, siamo in diretta. E questo mi fa arrabbiare perché se già con la team cominciamo a avere dei problemi qui, la cosa Perché c'è? Ci sono quelle non lo strisce so nere. perché c'è qualcosa. Facebook ogni tanto cambia qualcosa e non Ecco, si vede ci bene. siamo noi là. Sì, siamo in diretta. Ma ho una faccia preoccupata lì nella diretta. Ecco, adesso veramente siamo in diretta. Con questo fondo di diamanti che Sfondo. ci Prova a sono lì. mettere in via. Prova a mettere in via quel video. Sto toccando i Ok, diamanti. così. Vediamo se funziona. Sì, funziona, siamo in Tocco i diretta. diamanti. Ok. No, questo è un altro video. Visto? Ok, eccolo là, eccolo là. Ecco! Perfetto, perfetto. Benissimo, siamo un po' in ritardo e c'è Pasquale che sta scendendo, molto elegante, molto chic. Pasquale, non posso dirvi i dettagli, non so come riesci a infilarti. Riesci a infilarti qui, in mezzo ai diamanti, per Che fate? salutare? E stiamo facendo la diretta con lo studio. Con Con le bambine, vieni, 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 avvicinati. Eccolo qua, Pasquale, eccolo. Buonasera. Dai, hai messo la mano. Come? Mentre eravamo Lui è girati Pasquale, il nostro caro amato buonasera. Pasquale, che oggi si dedicherà a fare una strepitosa grigliata, Una signori. parrigliata. La parrigliadas. Che Devo dire cos'è? che la parrigliadas. Che è verde? Chi? Colori. Che colori? Ah, sono colori. Verdi? Sono tanti colori. Vedi i colori? Ma tu hai fumato qualcosa prima di venire No, qua? solo Guarda quello. gli occhi come li ce li ha. No, alza la testa un po'. Bene, bene. Ok, bene, buonasera. Ecco i commenti, sono apparsi i commenti. Ecco, buonasera, buonasera Pepi e Diletta. Diletta, auguri. No, non so se. Vuoi apparire adesso? Adesso hai cambiato idea e vuole apparire. La signorina vuole apparire, allora noi dobbiamo cambiare tutti gli schemi. Perché vuoi apparire? Vabbè, siediti qua con me perché non possiamo. Qui. E non ci stiamo, amore. Avrei dovuto mettere. Fai mettere. Dai, vieni qua. Allora, oggi abbiamo deciso di fare. Ok, va bene. Oggi. È lì il rosso. Natalia, dammi da Abbiamo deciso di fare. Vieni qua, amore, vieni. Su, qua. No. Qua c'è spazio, guarda, vieni qui. Dai, vieni qua. Ecco, bah, così Pasquale può apparire. E voilà, ok. E abbiamo deciso di fare il compito con i bambini, per quello, care mamme, prendete i vostri figli e se non vogliono venire come le vecchie mamme, due ciafone o una ciabatta nel sedere, e subito a fare i compiti con il pastore Martin e le figlie, o le adorabili figlie, plus Pasquale, ma Pasquale non riusciamo a vederlo. Oggi è timido. Ecco, guardati che sguardo. No, no, ma Ciao lei la sa perché si vedono due occhi bianchi, sempre di ragazzi. Due occhi film. bianchi. Sì, da film dell'horror. No, negli occhiali si riflette la luce, Capito, per la quello. luce C'è bianca. cian 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 cian. Ah, no, non posso perché il cellulare è qui. Va bene, comunque, per la prossima dobbiamo fare più spazio. Comunque, eccoci qua. Oggi vedremo un tema molto interessante. Per quello, mamme, 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 chiamate i bambini, piangete i bambini, piangete i bambini. C'è Martin con le bimbe e Pasquale, o Pasquale con le bimbe e Martin, decidete voi. E faremo lo studio per i bimbi. Ci sono bimbi presenti? Fai un primo piano di Pasqua. C'è Giovanni Piccini. Ciao Giovanni! Che molto probabilmente verrà, verrà, Sì, verrà, ma verrà. detto Sì, che veniva. lo ospitiamo qui in casa, lo avremo Ah, in casa. bello, Sì, bello. teniamo, se si dà da fare, se si iscrive, se non si è iscritto, perché non è che la suite di casa la teniamo così per Tutti. tutti. Poi c'è Mara Piotelli, Ramona Mancini, Ramona e il sardo con la Giovanni. coppola. Che è con la coppola? La coppa, io sono Ah, la coppa. coppola, ah, Coppa. sì, il Coppa capello, sì, siciliana. chiama tua figlia. Ciao Iris! Iris, manda Iris subito, subito qui che facciamo i compiti. Prendete i vostri quaderni spirituali del Nord Africa di Catania. C'è Salvo Conti. Buonasera a tutti, Diletta. Auguri, auguri, Pasc, sei sardo o siciliano?
Se ce le ha lo sogno. Che domanda, che domanda. Sardo 100%. Ciao, Ciardo. Benissimo, benissimo. Ok, bimbi, quanti bimbi abbiamo presenti? Ragazzi, dite quanti bimbi. Ciao Marco Cirillo. Grande Marco. Allora, quanti... Qui c'è Manuel. Ciao Manuel, salutiamo Manuel. Quanti anni ha Manuel? Sono già scritto, perfetto. Allora è andata la stanza e abbiamo tutti i bambini. Insieme ai bambini c'è Cristian Donaio che prima o poi avrà un bambino presto, per quello tutti i bambini pronti, prendete il quaderno, fate vedere il vostro quaderno spirituale. Benissimo, quaderno spirituale, Bibbia ce l'abbiamo, molto high tech. Iris c'è, perfetto, benissimo, ottimo. E scriviamo il versetto della Bibbia e andremo a esaminarlo per vedere che cosa possiamo imparare. Salmo 34. Claudia Mirabella sta guardando. Perfetto, perfetto, perfetto. 9 anni, ottima età. Come Natalie, benissimo, benissimo. È un maschietto, abbiamo detto, che nome aveva? C'era chi stiamo cercando chi? Salmo 34. Salmo 34 versetto 7. Non riesco a guardare. È un maschietto, giusto? Sì, credo che. Ok. Allora, amen. Fra un anno mi sposo. Su, non fai passare il tempo che la carne è debole, eh. Su, dai Cristiano. Ormai già hai capito. Io ci ho messo 3 mesi. Sì, ho aspettato 13 anni, ma dopo 13 L'angelo, anni quando ho capito. Papà, posso leggere? 13 anni. Sì, vuoi leggere tu? No. Vuoi leggere tu? No, leggo e scrivo. Ok, perfetto. Allora, scrivete questo. Non ci devi dettare. Manuel. C'è Manuel anche. Perfetto. Allora Cristiano mi ha dato la conferma che Dio mi ha detto che avrò una bambina appena mi sposo, sarà presto. Tu mi hai confermato. Amen. Perfetto. Aurora ha 13 anni e il bambino di Cristiano ancora non è nato. Ma prima il matrimonio, prima il matrimonio. Ora Salmo 34, sei un uomo di Dio, non c'è problema. Salmo 34, versetto 7 dice così: l'angelo del Signore, scriviamo, l'angelo del Signore, e prestate attenzione perché qui c'è un principio molto importante, l'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono, si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Non soffiare, Pasquale. Sono come mia figlia Vittoria 8 e Rosario 11. Perfetto, Claudia. Portali, perché questo è uno studio per i bimbi. Ora, la prima cosa che abbiamo fatto è una preghiera affinché il Signore, lo abbiamo fatto dietro le quinte, ma adesso preghiamo di nuovo che Dio ci aiuti a capire la sua scrittura. E abbiamo preso un salmo, il Salmo 34, versetto 7. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e lo liberano. Ora, noi dobbiamo rendere cosciente ai nostri figli che c'è l'angelo del Signore, che gli angeli sono forti e potenti, che sono il nostro servizio, ma che ci sono delle caratteristiche che noi dobbiamo avere affinché loro possano liberarci. Loro accampano non intorno a tutti, tristemente no. Sarebbe bello che loro accampassero intorno a tutti, ma loro accampano solo intorno a chi? A quelli che lo temono. Ok, e l'angelo del Signore che cosa fa? Si accampa intorno a quelli che lo temono. Per quale scopo si accampa attorno a noi? Bravissima, per liberarci, non è che sono lì per farci una chiacchierata, sono lì per liberarci, vuol dire che ci sono delle avversità delle quali noi non siamo consapevoli nel mondo spirituale, ma loro sono lì per liberarci. Ma la caratteristica che noi dobbiamo avere è temere Dio. E se io ti faccio la domanda, ma tu temi Dio? Prima di tutto dobbiamo capire la definizione del temere Dio. Temere Dio non vuol dire avere paura di Dio, temere Dio vuol dire rispetto di Dio, delle cose di Dio. Allora la domanda che ti pongo è: hai tu timore di Dio? Perché se tu non hai timore di Dio, l'angelo del Signore non si accampa intorno a te e per conseguenza lui non ti può liberare.
Allora tu mi dici distinto, sì, io ho timore, io ti dico perché, in base a che cosa tu mi rispondi sì, perché è un principio biblico e la Bibbia dice che nessuno nasce con il timore di Dio, il timore di Dio si deve imparare. Stai imparando il timore di Dio? Vedi perché accadono tante brutte cose e l'angelo del Signore non può fare niente? Infatti andiamo a vedere un passo della Bibbia, siete pronti? Vi facciamo vedere un altro? Sì. Ok, però... avete capito questo? C'è l'angelo intorno a noi? Sì. Perché? Perché tu stai zitto, la madre di Pasquale vede il bambino questo brutto, per favore, che lo venga a prendere. Ora, perché? Cosa? E l'angelo del Signore intorno a noi? Sì. Perché? Perché lo temi. Perché lo temi? Cioè, perché temi Dio? Ok, questa... Perché E perché, come sai che tu temi Dio? Che significa temere? Rispettare Dio. Come si fa a imparare? Perché si impara il timore. Questa è una buona domanda. Dimmi. Anche del papà si impara il timore. Perché sì. Facciamo il compito della Bibbia. Wow. Aspetta. Rispetto. La risposta è perché facciamo i compiti della Bibbia. Ma andiamo a trovarlo nella parola di Dio, se la risposta di Natalia è spontanea, che non è stata soffiata da Pasquale, né da papà, ma è stato rivelato dal Padre che è nei cieli, andiamo alla parola di Dio per capire perché quando facciamo i compiti scritti, io imparo il timore di Dio. Andiamo alla scrittura. Ok, abbiamo visto prima come l'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono. Aspetta che pieghiamo un po'. Così, ecco, perfetto. Si accampa attorno a quelli che lo temono. Ma il Deuteronomio capitolo 17, versetto 18 dice, parlando del re, e ricordiamoci che noi, alla luce di Apocalisse capitolo 1, versetto 5, siamo dei re e dei sacerdoti. Dice, quando si siederà nel suo trono regale, vuol dire che quando arriverà la maturità spirituale, scriverà per suo uso un libro, una copia di questa legge, secondo l'esemplare dei sacerdoti levitici. Terrà il libro presso di sé e lo leggerà tutti i giorni della sua vita per imparare a temere il Signore, il suo Dio. Ok, presta attenzione. Il timore non si nasce, si impara. E si impara di questo libro che devi tenere presso di te, che rappresenta nel nostro caso, il nostro libro dei compiti. Per mettere diligentemente in pratica tutte le parole di questa legge e tutte le prescrizioni. Ma notate come si impara il timore, non è da tutti e viene determinato da il lavoro che noi facciamo scrivendo per il nostro uso una copia di questo libro. Ora, quando io scrivo una copia, per me, ritorniamo qui, quando io scrivo una copia, questo mi permette di imparare il timore di Dio. Ora, perché dico questo? Perché mentre io scrivo, la parola non è solo mentale, scende al cuore. E quando tu temi Dio, tu parli. Ora, metti questo passo, Pasqua. Malachia capitolo 3, versetto 16. La Bibbia dice, quelli che temono il Signore si sono parlati le une gli altri. Il Signore è stato attento e ascoltato. Un libro è stato scritto a memoria di loro. Ora, vuol dire che mentre io... Sì, Malachia capitolo 3, versetto 16. Anzi, ve lo copio qui. Allora, questo è molto interessante. Mentre noi scriviamo un libro, questo libro ci insegna a parlare. Quando io parlo, Dio scrive un libro per me. Allora, guarda questo, eh? Questo è bellissimo. Allora, aspetta, che ve lo ingrandisco. 32. Ok, guardate questo, ritorniamo, interessantissimo, interessante questo, no? Allora, come abbiamo detto, come si impara il timore di Dio? Facendo il libretto della Bibbia. Ok. Non solo però. Sì, scrivendo si impara. Allora, andiamo a vedere. E spegnendo anche il cellulare. Perché se no tu fai queste figuracce alla diretta. Allora, abbiamo detto, non distraetevi, abbiamo detto che il re terrà un libro presso di sé e scriverà una copia per il suo uso per imparare a temere il Signore. Ricordiamoci che quando io temo Dio, cosa fa l'angelo del Signore?
Ci libera. Che cosa fa? Ci libera. Si accampa accanto. Ah, si accampa accanto a quelli che lo tengono. Si accampa attorno a quelli, con quale scopo? Quello di? Liberarci. Esatto. Allora, per avere il timore, io devo scrivere una copia, cioè studiare, fare i compitini come fanno le bimbe. E in più, Malachia, capitolo 3:16, allora quelli che hanno timore del Signore si sono parlati l'uno all'altro. Ok, prestate attenzione a questo, eh? Questi che hanno il timore, chi sono quelli che hanno il timore? Quelli che dedicano tempo, quelli che lo hanno imparato. Come lo hanno imparato? Lo hanno imparato scrivendo per il loro uso questo libro, una copia, come stiamo facendo noi. Ora, quando tu lo impari il timore lo parli, perché dici si sono, che cosa hanno fatto? Si sono parlati. E quando si sono parlati, il Signore è stato attento e ha ascoltato. Ehi, Dio non ascolta tutti. Dio ascolta quelli che parlano bene, che hanno il timore. E poi dice, un libro è stato scritto davanti a lui per conservare il ricordo di quelli che temono il Signore e rispettano il suo nome. Temere il Signore vuol dire rispettare il suo nome. Ma che interessante, no? Che io devo scrivere un libro per imparare il timore. Quando imparo il timore, Dio ascolta quando parlo e lui scrive un libro riguardo a me per tenere il mio ricordo, e questo fa sì che l'angelo del Signore accampa intorno a quelli che lo temono e ci libera. Wow, wow, wow. Signori, che insegnamento. Queste sono cose pratiche che se i nostri bimbi imparano potranno mettere in pratica: amare di più la parola, desiderare ogni giorno di meditarla e scriverla, perché facendo così avranno la certezza che l'angelo del Signore è intorno a loro. Pensa a te che è stato un mese fa, eravamo lì fuori e abbiamo trovato un'orma in mezzo al cespuglio, come se qualcuno come se qualcuno fosse saltato dal muretto, e c'era proprio l'orma di una persona che è caduta dentro la siepe, era proprio l'orma di una persona. Ora, noi non sappiamo se era il giardiniere della vicina che è inciampato nel muretto cercando di tagliare un po' l'albero, o se era un ladro, non lo sappiamo, ma una cosa noi sappiamo, che l'angelo del Signore è in questa casa e ci protegge. Perché? Perché noi temiamo Dio. Perché temiamo Dio? Perché? Perché temiamo Dio? Perché abbiamo il rispetto di Dio? Che cosa fanno? Come si fa a imparare il timore di Dio? Lo abbiamo visto. Questo. Esatto, facendo una copia, scrivendo la parola di Dio, facendo una copia. Per quello noi prendiamo i versetti della Bibbia e facciamo il nostro diario spirituale, dove copiamo i versetti della Bibbia e non solo... Sì. In pratica il libretto della Bibbia. Il libretto della Bibbia, e poi facciamo un disegno affinché quello che abbiamo scritto rimanga ben sigillato nella nostra mente. L'altro giorno le ho chiesto qual è il versetto che abbiamo visto ieri per metterla alla prova, e lei per un attimo non si è ricordato, ma si è ricordato del disegno che ha fatto, e per mezzo del disegno le è venuto il passo della Bibbia. Per quello è un buon modo per insegnare ai nostri figli la parola di Dio, affinché l'angelo già fin da piccoli accampi attorno a loro e il male non li possa colpire, perché questo angelo forte, tosto, che gioca a rugby anche, secondo me questo angelo gioca a rugby, è intorno a loro per difenderli e dare delle mazzate forti a tutti i cattivi che vogliono prenderli in giro o fare qualcosa di male, perché Dio è sempre con loro. Perché? Perché abbiamo il timore di Dio. Vuoi la protezione di Dio? Impara il timore di Dio. Come si impara il timore di Dio? Scrivendo a mano una copia della Bibbia, cioè un versetto al giorno, scrivendo a mano. Questo ti aiuta a imparare il timore di Dio. E quando tu impari, scrivendo una copia della Bibbia, non tutta la Bibbia, un paio di versetti al giorno, quando tu scrivi la parola di Dio, tu impari il timore di Dio, tu parli bene. Quando tu parli con il timore di Dio, guarda caso, Dio scrive un libro di te. Che interessante, no? No, smetti bene di sputare. Sto sputando perché mi emoziono quando ti vedo, mi fai sbavare, amore. Allora, i versetti della Bibbia sono Salmo 34:7, Deuteronomio 17:18-19, Deuteronomio capitolo 17, versetto 18-19,
E Malachia capitolo 3 versetto 16. 16. Basta! Che schifo! Acciù, 16. Ecco, ecco quei tre passi che ti daranno una rivelazione bella e pratica per poter mettere la parola di Dio in azione. Benissimo. Quello là ha una mosca in testa. È vero. È vero. Angelo Gala, hai una mosca in testa? È il mio cellulare o è il cellulare di Angelo Gala? No, no, che è il disegno. Hai una mosca in testa, Angelo Gala? Nella tua foto o non foto? Nel riquadro. Bene, se non ci sono domande, salutiamo Aurora, la figlia di Rosaria che sta facendo i compiti. Salutiamo la mosca di Angelo Gaia e salutiamo tutti i bambini Iris. Che hanno seguito a Iris. C'era come era l'altro bambino? Vabbè, a tutti i bambini che ci guardano, quelli più grandi, un po' brutti, quelli che sono già con i baffi, li salutiamo anche, i bambinoni. Bene, se non avete nessuna domanda, possiamo salutarvi, diamo qualche minuto se c'è qualche domanda, benedizione a Rosy Baccio. Manuel, salutiamo a Manuel, salutate a Manuel bimbe. Ciao. Perfetto, sì, attenti con le mie bimbe, che io sono un papà geloso, attenzione. Bene, se non ci sono domande, non penso che ci siano domande, ciao benedizioni, solo saluti. Dio vi benedica e ci vediamo domani per la lezione di come ascoltare la voce di Dio per mezzo della parola di Dio. Saluta anche Sara e Samuel di Rosio Baccio, vi salutano Sara e Samuel. E c'è bacione da Iris anche. Perfetto. Bene, vi salutiamo tutti, benedizioni, ciao a Fatima anche. E a Piccino Giovanni, no, a Piccino non lo salutiamo. È Picchino, ma io lo chiamo Piccino perché è Piccino. Ciao a tutti. Ciao.